perché si parla di sentimenti e si parla di cuore. E devo dire che per tanti anni a Mediaset io avevo chiesto di fare, va bene Forum, però dopo Forum di fare su Rete 4 un pomeriggio che trattasse di cuore e sentimenti, e mi dicevano ma no, ma lascia perdere, ma è una roba vecchia. Quando mi hanno telefonato mi hanno detto vuoi fare la posta del cuore? Io ero in Sicilia, ho detto sì, subito. Sono corsa, ho parlato con Barbara e Pierangelo Marano, mi hanno convinto. Tra l'altro mi hanno detto guarda che Fabrizio già lo sa e gli abbiamo dovuto far giurare su qualunque cosa che non te l'avrebbe mai detto. E infatti lui non me l'aveva detto, io l'ho saputo da loro. Però ecco, la posta del cuore mi interessa, i sentimenti sono il mio pane quotidiano. Io che sono molto sui social, quando si parla di sentimenti sicuramente ci nuoto bene dentro. Ma sui sentimenti, beh, c'è Posta per te, sicuramente è una trasmissione sulla quale spesso e volentieri piango. E poi altre trasmissioni sui sentimenti, sentimenti veri, è difficile, tu puoi trovare il sentimento in una trasmissione normale, no? Come per esempio quella di Antonella Clerici con i bambini. Io lì qualche volta mi commuovo perché quando vedo i genitori, quando vedo questi bambini, la gioia, Antonella come li tratta. Ecco, dipende, ma i sentimenti sono dappertutto, in qualunque trasmissione. Anche in una trasmissione sportiva ci possono essere sentimenti, insomma. Ma il sentimento, mi hanno detto che io sono entrata, ero un blocco di ghiaccio, rigida. Insomma, dopo tanti anni in un'altra azienda non è facile entrare in Rai e poi ripeto su Rai 1, quindi il monoscopio di Rai 1 è più importante di tutti gli altri,